Quello del pesce voglio ricordarmi, vorrei che mi ricordassi qual è. Poi ho diverse demo in alternativa. How fish is made, ok. C'è il volume della radio. Immagino che sia musica. Sei la cinematic mode. Aspettate, miei amici, dice Brodino. 30 secondi. 30 secondi, ok. Con i sottotitoli larghi. Ma che strano che puoi premere su. Guarda, posso... cioè io vado qua. Posso premere su un'altra volta. No! Ma non si può fare il giù. Ah. Ecco, c'è. Eccolo. Ok. Questo sembra un sacco interessante. Ti immagini morto? Boh, game over. No, ah ok, li prendo. Ok, c'è salto, doppio salto, scivolata. Allora, questo mi ispirava perché così a vederlo mi ha dato il feel di essere un cinematic platformer, come Beh, Prince of Persia. c'è la cinematic mode. Tra l'altro, che non so cosa faccia, però nel dubbio non l'attiverei visto che era disattivata di default. Ah, dico da subito che non mi piace tanto la risposta ai comandi. Sarà per le animazioni fatte su questo stile scattoso. Il boss dice a me ha ricordato Abe. Abe è un cinematic platformer, anch'esso. Quindi ci sta. Non mi piace affatto il feel dei comandi. Può essere che sia questione di prenderci la mano, no? È un po' legnoso, stile Prince of Persia, ma in qualche modo non mi sa di giusto. Ho finito il prologo, però. The days were hot. Fish died in the lake, plants yellowed, birds stopped singing. There was thunder, but no rain. You call this period the great ecological catastrophe. I heard my mother's heartbeat as she carried me to Alphaville. People chased us. I remember her driving and bison running by. Then we reached the flooded city with refugees in rubber boats. Suddenly, I couldn't find Mama. I was scared and alone. I'll never know whether she died or abandoned me. I only remember the rockets leaving for Mars. That night, the fighting started. I ran deep into the forest. Ishiwo found me and raised me with her cubs. People who didn't make it into the rockets were dying in combat and from the mutating environment. But we, the orphans and animals, didn't fight. Instead, together we adapted to nature that grew out of the rubble. Many moons passed, and then one day, some humans returned. They called themselves Martians. They flew around, dressed in yellow. They went hunting and played golf. I would steal their golf balls for fun. It really upset them. Then one day, I found a dead Martian. I took off his helmet and put it on. There was music playing in it.
After years of only speaking wolf, I listened to the Martian radio and learned human language again. After the group left, one full moon later, I was chasing a tasty bug when another spaceship with new Martians arrived. It soon became clear they were trouble. Vuol dire, la narrazione è interessante. Sì. Brodino dice anche un po' inside forse, ma sai che stavo per dirlo anch'io, un po' limbo inside. Martians out there, you're listening to Radio Nostalgia from Mars. The show for those who miss a morning run in the park, slurping minestrone soup, sailing with the wind in their hair. Allora, non so se Limbo Inside continua come cinematic platformer. Potrebbero esserlo. In other words, a show for the long lost days of all. Interessante sta cosa della radio. Sì. Insetto. Ma bellissimo. Spero non sia protetta da copyright, solo questo. Per il resto approvo. È un gioco che da subito mi ha dato delle brutte sensazioni per le vie delle animazioni scattose, ma contemporaneamente sembrava che ci fosse una visione. Non ho capito. No. No. Terribile. Male. Beh, questo è abbastanza Abe, ma anche Another World volendo. Sembra un po' in madrugada. Il gruppo, forse? Penso anch'io intenda quello, però non ho capito. A me sembra la colonna sonora di Red Dead Redemption. Allora, lì c'è qualcuno, c'è... Non posso farcela. A meno che non lo posso toccare senza farmi male. È una possibilità. In qualche modo. No, se lo tocco mi faccio male. Il boss suggerisce di aspettare a salire. Avevo provato. Cioè, ho appena provato, non ha funzionato. Ora lo rifaccio. Ma resta aggrappato. Sì, sì, così. O dice aggrapparmi alla piattaforma sua. Mi sa la seconda. Grazie. Scusa. The memorial of Baroness von Bullenshit will be held in private, and her family asks gold diggers and paparazzi to respectfully stay away from the funeral ceremony being held in the Section C cafeteria on deck 3 at 7 p.m. Don't come. E ci sono pure i giornali da raccogliere. On with the show. Scusa? Ho premuto LB. Un
Ah, mi attiva la versione in alto, sì, vabbè. Quello che non capisco è perché mi abbia dovuto rallentare tutto quanto. Oh oh. Cazzo, è una mina. Devi trovare, mi sa, il modo di lasciarci un peso sopra. Non farei inseguire. No, sono qua. Boh. Ah, non esplo... Aspetta. C'era un tasto per tirare le cose. No. Strano. Niente. Fece l'animazione. Vabbè, almeno mi ha fatto riprendere l'acqua. No, è che pensavo di dover andare di là perché l'insetto era di là. Io. Beh, se no andiamo di qua. I burp. Doveva succedere. Spappolando. Che strana la musica. Musica marziana. Non so se devo correre e scivolargli sotto. Prova ad arrivare abbassato. Secondo me è in grado di prendermi. Anche se potevano farla più a ricerca la cosa. A sinistra? Ho scritto prima o no, adesso? Ho scritto prima. È una demo. Cosa è una demo? Questo gioco non è una demo. Ok. Qua non si può. E cos'era per essere la mazzata? La festa delle mazzate perché ci sono i serpenti. Ah. Allora posso provare a salire di là. Se me la gestisco un pochettino meglio. Il cazzo, non serve a niente. Cioè mi serve per tornare qua. Dove c'è la mina. Lo strisciare sexy di una pupa serpente. Barry White. Allora io. Ah cazzo, non riesco a capire. No, non avevo capito nemmeno io. Ci arrivi per esclusione, ma non è il massimo. Aia. Almeno mi fa riprendere da qua. La mina mi incuriosisce anche a me. Sì, ma mi sa che non è pensata per funzionare. Back to the days of late stage capitalism at its finest. Child labor never sounded so sweet. On that note, it's time for another story, a look back at life on open road and a look forward to the long road ahead. Stories, memories, the good old days. Original sources, authentic tales, hope, inspiration, drama. USB. Rodino dice, secondo me se continua a camminarci prima o poi qualcosa fa. While riding a Harley Davidson is the actual. No, non sembra. Ci sono stato prima un bel po' sopra. Lussuria. So I took a Tesla City delivery EVA for a spin. Ma perché? Cioè, perché c'è così tanta varietà di cose? Allora aspetta. My Jolene, even more.
At 35, for 30 days, adesso Dolly Parton. July, I took a 4,600 mile trip across America on the road. Siamo andate di qua o di là? We set up from California, we zigzagged up and down the country and covered 18 states all the way up to New York City. Where grazie. No, perché voglio andare dalla parte sbagliata, non quella giusta. The biggest surprise for me was how much of my thinking was practical. Even banal, I just focused on staying alive at 70 miles an hour, too real with crazy winds puffing in all directions. So while my mind was this constant barrage of compulsive thoughts, those thoughts were generally practical. Like, how do I get to that destination before dark? Am I drinking enough water? Hydrating? The bigger picture stuff of why am I doing this and what is life about anyway didn't come until later. Non lo so, la sensazione che mi ha dato quella mina è che non esercitassi abbastanza peso per attivarla. 5 days in temperatures you wouldn't believe. Some mornings I'd have sweat dripping from my elbows before we even set off. My eyes were perfect sun. Sometimes I'd wake up so sore I could barely move. My inner thighs had engine burn. And even though those closest to me actually didn't think I'd make it, I learned that I could physically overcome much more than I could. So after that rite of passage, non avevi visto la corda? Sì. Però volevo vedere dove mi portava andare dall'altra parte e mi ha fatto fare il giro. Now here I am with my family on Mars, among the last representatives of humanity in the universe. But aside from this high-minded idealism, life has no meaning. Because of these damn EVs, non ho capito perché non salta. No open air solitude that makes you feel one with the world like back on Earth. On Mars, even if you manage to get outside, you're still trapped in a bubble of your own stale air. No matter where you go, isolation clings to you. Unlike the open road, it's an experience of wilderness. There's no dancing asphalt in the heat and no neon lit diners and 2 a.m. omelets with green bell peppers and yellow cheddar with a side of burnt hash browns, greasy bacon and black coffee. Instead there's this barren rock. Fa stranissimo che le animazioni siano così scattose, però contemporaneamente la corda è fluida. I admire how far we've come and how resilient we are, but I wonder, just maybe we're just fooling ourselves. Just like during my epic ride, we've mostly figured out the banal questions about water and food and sanitation, and now the greater questions are meaning. What are we really doing here? Okay, what is our future? And what will the meaning of life be for my kids? At any rate, the point is, I miss my jolly. That's all. Thanks for listening. Thank you for taking us on that ride with you, Brianna. Your story is an inspiration for all and reminds us to face our difficulties head on and to value the small things in life, even out here on Mars. Motorcycles, grease, wind in the hair. What better way to remember than with some psychedelic rock for the road? Radio Nostalgia. Ah, si nuota. E abbiamo il casco, quindi non possiamo affogare. Ho trovato dei pesci. That's what she said. Secondo te si affoga? Direi di sì. Eh sì. Piano con il rumore. No, ho l'impressione che abbia dato fastidio. Vediamo in chat. Non sembra molto aderente quel casco, già, non sembra neanche collegato a dell'ossigeno. Ah, minchia, ulula! Allora, interagiamo con la lavatrice per far uscire i pesci, ovviamente. Lo schermo diventa man mano più nero, magari, man mano che stai morendo. Coinciderei con la boccia dei pesci in testa, sì, come Mysterio. Sì, pesci in scatola, quelli nella lavatrice, il latte.
sono stupido. Cioè, mi sono lasciato cadere, non so per quale motivo. Aiuto. Che strana la grafica di sto gioco, però. Perché appunto lui si muove tutto così, ma già le foglie dietro no. Un buco. Aspetta. Vediamo cosa c'è sotto. Cosa ci sarà sotto? Non c'è niente. Realisticamente no, non riesce a saltare fuori dall'acqua, però riesce a fare il salto in aria, non realisticamente parlando. That's what he said. Allora, mi piace un sacco l'atmosfera di questo gioco. Tra la musica e l'ambientazione è strafigo. Da giocare un po' meno. Posso camminarci sopra? Ok, sì, però è acqua. Jeff Bozo. Sì, ho letto. No! Devo usare il doppio salto diversamente. Nemici di Metroid, vero? Anche a me hanno dato questa impressione. Ho sbagliato. Però, allora, si controlla un po' strano, ma vabbè, magari ci puoi fare l'abitudine. Però il fatto che non riesco a distinguere bene dove posso camminare e dove no è un problema. Come un problema il fatto che atterrando in quel modo rischi di prendere danno semplicemente perché sei atterrato da una distanza più, cioè da un'elevazione maggiore. No, aspetta. Posso abbassarmi, ma non posso gattonare sott'acqua, a quanto pare. Il che è coerente. E diciamo che è una meccanica un po' fastidiosa, anche se capisco da dove arriva. Sì, puoi lasciare, cioè puoi fare il secondo salto quando ti pare, quindi probabilmente puoi evitare di farti male. Non ho verificato del tutto, però ho verificato un po'. Servirebbe un punto per fare qualche test più accurato, magari. Cioè, tipo, vediamo se trovo un punto in cui provare. Madonna, ma meno male che non è un metroidvania. Tipo, se io mi butto di qua, non ho premuto in tempo, ma vabbè. La caduta è abbastanza rapida. Stile Fox. Alta velocità verticale.
E dai! Perché non si è aggrappato? Almeno mi ha dato un checkpoint qua. Scusa, dov'è che dovrei andare adesso? Vabbè. No! No, aspetta. Sì, ma sti checkpoint me li sta dando a cazzo di cane, non ho capito. Prima era più vicino. Non ho capito assolutamente cosa dovevo fare. Si scivola. Sì. Ma chiedo più a Brodino che magari lo conosce. Cosa mi sai dire se lo conosci di Eternal Castle? Non ho capito dove devo andare. Non ho seriamente capito cosa dovrei fare, perché non è chiaro dove puoi camminare e dove non puoi. Eh sì, vabbè. Hello Gordon. Hello Gordon. Mai sentito. Allora, ho scoperto che ha il la coop locale, quindi lo volevo provare col Petauro magari. È un gioco che mi ha sempre ispirato tantissimo per via della pixel art. Vaffanculo. Cioè, io come faccio a sapere che questo coso mi ci posso aggrappare se non l'ho mai visto prima, se non è evidenziato e se è in velocità? Aiuto. Mi sono distratto. Stavo guardando. Lasciate il libro della giungla. Beh, è esattamente quello a cui ho pensato quando ho visto la premessa narrativa del gioco. Petauro non sa saltare in real life, figurati nei giochi. Beh, sa guidare un'astronave. Non è poco. DRA architetturale. Sì, quello è figo, però l'ho già finito. Quindi non so se lo rigiocherei. Una telenovela. Il bebè non è suyo. No, il bambino non è suo. Doc, riguarda la foto. Non ho modo. Beh, quello sembra essere pericoloso. Oddio. Mi inseguono. Le api di Abe. Well, that just about wraps it up for this episode. Stay tuned for more music stories. And up. Il pappagallo ha una Zelda cheat, dice it's dangerous to go alone, tipo. Ero un attimo distratto, l'ho intraletto. Ok, quel rosso non è qualcosa di dannoso per una volta. Cosa è? Oddio! In 20 seconds. In acqua dovrei essere al sicuro. Se va basso magari. Che brutta morte. Spappolato. La telenovela di Max Payne. Come si chiamava la telenovela di Max Payne? In one second. Era figa quella roba. Greetings all you Tesla City Martians out there. You're listening to Radio Nostalgia from Mars. The show for those who miss the morning run in the park, slurping minestrone soup, sailing with the wind in their hair, singing in unison with thousands of people at a music concert.
C'è l'atmosfera super chill mentre io sto lottando per la mia vita. Ma è la stessa canzone di prima. Dici che torneranno? Ci sono i mufloni. Cazzo, comunque è proprio bellino sto gioco, cioè... Da una parte io me lo giocherei anche tutto, cioè... Porca troia! Nel senso, c'è diverse cose che mi urtano, però anche tante altre che mi affascinano. Bella la Gex del suo nuovo attato in acqua, sì, assolutamente. I buffali. Di colpo l'animazione è fluida, questa cosa mi urta. Però abbiamo mangiato l'insetto finalmente. E lì ci sono i marziani cattivi però. The Cub. Ok, abbiamo finito... Il prologo in realtà l'abbiamo finito molto tempo prima, però... A quanto pare adesso ci siamo guadagnati la schermata del titolo. C'è più o meno gravità su Marte rispetto alla Terra? Meno? Ce l'hanno col golf. E quell'insetto, cari spettatori, era Maurizio Mosca. Rip, sì, rip Maurizio Mosca. Meno, ok. Il resto del gruppo era out in the field. I hoped to make friends, but when you saw me, you froze. Stopped picking plants and whispered among yourselves. You seemed very scared and confused, amazed that I could breathe without a suit. You rushed towards me, so I ran. You really thought you could hunt me down? No, dobbiamo scappare dai marziani. Kid in the mine. Scusa? Bambino nel mio. Brodino, ma tu sai niente di quello scandalo di quella youtuber che poi si è scusata con l'ukulele? E mi sono documentato di recente che mi mancava sto pezzo. Ma c'ha dei guanti sotto. Ah, perché è tipo una mascotte. No, dritto in bocca. Il tizio corretino chi dovrebbe far spaventare? Vabbè, è un accalappio a bambini. Scusami. Come faccio a non farcela? Cioè... Ok. Ne abbiamo già parlato. Io non avevo mai approfondito, onestamente. Ed è di colpo Metal Gear Solid 4. Ho fatto la birichina con un minorenne, con più di un minorenne a quanto pare, uno o una, non lo so, comunque il suo gruppo Discord tipo. C'è scritto sul barile stesso, stia attento. C'hanno le pietre. Sono i facoceri che mi lanciano le pietre. Visto che è bravo a cantare, appunto, ho pensato che valesse la pena. Ma posso salirci? No. Sfruttare questo suo talento per
per risolvere il problema, un po' come sta facendo il completionist che ha ripreso a far video come se niente fosse. Magari se continua a far video la gente si dimenticherà della mega truffa che ho attuato. Cristalli esplosivi. Green Energy, Happy People. Madonna, ma io voglio la soundtrack di sto gioco. Sto groovando di brutto fra Post Extinction. Si è creepy as fuck. I cristalli di Brittle Hollow. Non ho capito se la terra è condannata. Ok, sto cominciando a capire. In teoria l'atmosfera della terra non è più respirabile, quindi i marziani, che sono comunque umani, usano i caschi. Però a quanto pare il casco non serve se non per... No! Se non per giubilo. Solo se sei gay, altrimenti ci stai, punto, sì. Urp? No, lussuria. No. No. Dovevano... Io ho sete. L'acqua è lontano dal mio campo visivo. Le regole sono regole. Serve per la radio il casco. Sì, è vero. Ma la radio è giubilo, appunto. È che per quanto sia lineare, ho l'impressione che ci sia... tanta roba che mi sono perso. Tipo qua. Qua forse è un altro modo per arrivarci. Magari è pensato per essere rigiocato, per prendere tutti i collezionabili. Sì, infatti c'è un cooldown apposta per non farmi bere in continuazione. C'è l'avvelenamento. Oddio, il camion. No, no. Ho sbloccato un achievement per essere morto in 10 modi diversi. Bello, funky. Allora, dovrebbe esserci una catena. Dico, secondo me avrebbero dovuto gestirsi diversamente la fisica. Ma non di tanto. E la velocità di caduta di lui verticale, che è troppo pesante, ti fa sentire incredibilmente pesante proprio come personaggio, unito alla bassa velocità orizzontale. Ma aspetta, sto tornando indietro di qua. Cazzo, l'ho fatta a fare sta roba del camion? Almeno credo di star tornando indietro. Vado alle terme a fare i funky, in che senso? Allora, lì è cascato il camion. Ah, aspetta, dato che non c'è più il camion posso andare di qua, è ovvio. Sì, ma skip cosa? Inutile che mi dite di skippare, non posso skippare.
integrata nel gioco. Lo skip serve quando sto giocando a Eurotruck. O altro. Hai fatto cadere il camion per togliere le spine? No, non sembra. Hai fatto cadere il camion per togliere il camion, a quanto pare. Giustamente non prende dentro il tubo. No, no. No, aspetta. Allora, la scivolata non è una buona idea, perché dopo la scivolata lui non può rimanere in scivolata. Si rialza in automatico. Boh, pare almeno. Volevo solo infastidirti, sì. Immagina che sei in una fase super concitata, in un'atmosfera super suggestiva e parte la radio di DJ Albertino, sì. Quella di Trax. Che qui se vai piano perdi e se vai forte vinci. Che vuoi sapere l'ironia di tutto questo? Qui stiamo avendo a che fare con dei camion e Trax è un gioco di camion ambientato, indovinate dove? Su Marte. Un altro pezzo di telenovela. Forse no. Un western. Clint Eastwood. Sì, se non ricordo male, su Marte Trax. Cioè era uno dei selling point per quanto mi riguardava da quando ero piccolo. Lasciando perdere che non l'ho comprato, cioè era semplicemente tipo in omaggio con GMC. Cos'è quel robo? Un carrello da miniera! Male. Clint Eastwood. Che è un po' paradossale. Cosa è paradossale? Perché non dovrei stare sempre a ballare? Ah, perché devo anche saltare. No. Sì? No. Molto Donkey Kong Country tutto questo, eh? Minecart Madness. La X mi fa capire che devo saltare, ma mi ha fatto capire male. Purtroppo adesso c'ho in testa la musica di Minecart Madness. Porca troia, ho sbagliato. La fisica mi rema ancora più contro quando sono a bordo di sti cosi, perché mi sa di più impreciso ancora il salto. Mi sono distratto. Diciamo che qualsiasi cinematic platformer comunque richiede abbastanza di imparare a memoria tutta la situation. Aiuto. Aiuto. Devo saltare? No. Allora, GMC è stato innovativo per il fatto che a un certo punto ha cominciato a regalare giochi. Le recensioni erano un'altra cosa. I giochi che davano, tra l'altro, mi pare che dovessi pagare un supplemento per avere pure il CD dei giochi. C'è pure il gioco. Di solito ti davano il CD di demo. Scusami, ma se io non volessi usare il carrello da miniera, ne posso fare a meno. Molti dei giochi che davano erano di merda, però... però non tutti. C'è
Cioè, ogni tanto hanno dato pure qualche capolavoro tipo Max Payne. O Deus Ex, o Soul River, o Soul River 2. No, grazie per avermelo detto subito. Che cadeva, che faceva, vabbè. Vabbè. E qua, sentiamo. Che ha più senso. Non ho premuto in tempo. La qualità dei giochi che dare dei giochi in omaggio era già una cosa eccezionale con una rivista, giochi completi. Altro che qualità, la qualità te ne fottevi. Cioè, alla fine pagavi un gioco 10€, non è come adesso che magari un gioco 10€ è pure tanto a momenti. Eh sì, però anche Rune, ma sai che non ricordo se ce l'avevo Rune. Io ricordo soprattutto, madonna che cazzo, dovrebbe essere molto più floaty il personaggio, è proprio spiacevole da controllare così. E o usi l'approccio del cinematic platformer che non ti dà controllo in aria e c'ha una fisica realistica ed è un conto, oppure fai una cosa più libera, però la fai bene. Cioè, questo è un gioco che è goffo come un cinematic platformer quasi, però tenta di essere impegnativo come un platform normale. Prima volta che arrivo fin qua, vediamo cosa devo fare. Ok, nel dubbio. Ok, ho completato la sequenza Minecraft, ho sbloccato un achievement. Dicevo, un gioco che ricordo con nostalgia di GMC, oltre ad Evidence, che era una merda, però c'è quella parte qui dice salve, non so come dirglielo, Sara è morta, che per me è oro colato. Era Tequila e Boom Boom, che era un'avventura grafica, se non sbaglio, di matrice italiana. Oddio. Ah, c'è una catena. Proprio un punto e clic a cartoon stile Curse of Monkey Island, però non fatto altrettanto bene ovviamente perché era fatto con meno soldi. Western, popolato da animali antropomorfi, i protagonisti Tequila e Boom Boom erano un po', per quale motivo? Non ho capito. Non ho assolutamente capito. I protagonisti erano tipo Bud Spencer e Terence Hill nei film di Trinità. Ho capito che quello là, se mi sgama, è male. The purpose of their expedition is to research, collect samples, and conduct measurements of the air, water, and soil to establish toxicity levels back on Earth. Ok. Ma no, ma porca troia, ma ti pare? A game of golf. Questo è proprio Inside the Sea. It's gravity. An urban rubble covered in nature makes for a challenging course. So let's wish them the best of luck. Mi piace che allora in Inside ti sparano. Oddio. Play hard, keep up the morale. Ti sparano e ti fucilano, qua ti sparano nel culo. Ramo azzurro, sì l'ho capito che il ramo è azzurro, non avevo capito che sotto si cadesse. A parte che di un impreciso, madonna. Cioè è un sacco difficile prendere la mira sulle cose. Ci sono checkpoint frequenti e comunque una bella varietà di situazioni, quindi la cosa non ti pesa neanche più di tanto. Però
appunto dico, se volete fare, fate un altro tipo di gioco magari. Cercando di capire qual è un buon momento per muoversi. Sparare. Ma Inea no, assolutamente no, che io sappia è completo e tutto. E ha pure preso buone recensioni, però cioè questo non è un tipo di cosa che fissi dopo. Cioè è proprio lo stile che hanno adottato, non è un... Non sono errori, è un errore di scelta stilistica volontario. Volontaria, diciamo. Ok, mi ha preso. Sto cercando di capire dove dovrei andare, ma mi sa che devo saltare da un coso all'altro. No, non è una demo, è completo. Bello che mi fa riprendere da qua almeno. Probabilmente devo fare questo quando è più in alto. No, demo non ne ho messe stasera ancora. Ok. Sotto, ma per questo dicevo quasi quasi me lo giocherei anche tutto, perché ce l'ho completo, poi non so quanto duri, non so se mi conviene scendere, secondo me no. Cioè giocarmelo tutto, ovviamente non tutto adesso, a meno che non sia un gioco veramente corto. Ah, minchia. Picking up the pace for all you movers and shakers out there. Si nasconde solo comunque. Oh. Ce l'ho prezzo che si nasconde. 2 ore e mezza, 2 ore e 45 con gli extra. Ma senti, io quasi quasi me l'accollerei anche tutto da una parte. 2 ore e mezza di questo penso di poterlo reggere. È un po' che non completo un gioco per intero in live in una sola botta. Non sembra neanche difficilissimo. Devo aspettare che se ne vada, mi sa. Anche se quello del pesce pure mi interessava. Pure quello immagino duri un po'. Quello immagino duri anche meno. So I ran, avoiding the net. The same ones you used on my wolf brothers and sisters. She said. This whole hunt was for so-called research purposes. To see if humans could return here one day. But even with jetpacks, you still couldn't navigate our new terrain. I am a nimble earthling. While you need so much gear just to stay alive. E io già ho giocato un'ora. Che è praticamente volata.
un gioco un sacco affascinante, cioè nonostante l'abbia criticato pesantemente in parte. Mi piace proprio l'atmosfera, mi piacciono gli scenari Welcome tantissimo, back, all you la Martians out musica. there. You're tuned to Tesla City's number one radio station Bene, for all siamo pure music, con reggae stories, adesso. news, and views related to Earth, reminding us all that even out here on Mars, one fact remains: we still circle around the same old sun. Madonna! Ah, c'ho il dash! E me lo dicono adesso? Burp, dalla spazzatura. Giraffe blu. Piace questa varietà di musica, intendi? Taglio in vista, no? Di generi musicali? Sì, anche a me, anche perché per ora solo roba buona. Cercando di leggere la chat, ma non mi mette pausa. Le giraffe hanno gli occhi più belli del mondo, amici. Non lo sapevo. Aia, maledetto alligatore. Maledetto rompicoglione. Porca troia. Ridatemi il mio ragga, Ok. Il dash però non ti fa accelerare a quanto pare. Cioè, a conti fatti non recuperi tempo. Cioè, non ne guadagni. Rivoglio la musica. Va bene anche non reg, basta che c'è della musica. È triste così l'inseguimento soprattutto. No. Avrei gradito saperlo prima cosa fare, però ok. Vabbè, facciamo sta roba. Questa animazione che fa quando. Ok. Ah, ok. Quando atterri, che ti rallenta di brutto. Fastidiosa, lo sapevo che avrei trovato qualcosa sott'acqua. Davvero bruttina sta sezione. In realtà no. È solo che per farle piacevoli queste sezioni qua devi mettere molti checkpoint. E diciamo che forse qualcuno in più sarebbe stato gradito, non lo so. Beh, oddio, se fosse stato fatto meglio in generale, anche meno checkpoint sarebbero andati bene. Perché alla fine Inside the Limbo ce li hanno spesso, ma non più spesso di questo. Cioè, a me questa sezione è piaciuta di più, per esempio, rispetto a una delle ultime in cui mi ero incartato. Friendly reminder, anyone attempting to opt out of their randomly assigned marking duties will have their worker privileges reduced, and anyone playing a proxy to fill in will be excluded
excluded from all club activities for March of the month, which is much longer than you think it is. So do your part, and do it with heart. Ah, piccioni. Cioè, io li posso anche spingere gli oggetti. Oppure col dash li spingo in corsa. Che. Ok, questa è una delle meccaniche più particolari alla fine. No, no. Sali. Aiuto. Vabbè. Cioè. Sì, ok, sono caduto, ma perché esattamente? Perché non si è aggrappato al coso che stavo cercando di prendere. Perché è proprio è impacciato. Qua per esempio non sembrava un posto in cui potevi camminare. Eh no, così ci vedono. Frutto. Burp. 5 burp su 11. A proposito, quanti achievement ho preso? Su quanti soprattutto? 5 su 19. No, giusto per avere un'idea magari di a che punto del gioco stavo. Ok, qua mi vedono. Quindi devo stare all'interno di questi. Così ho scritto hop. Abbastanza appropriato direi. Almeno abbiamo di nuovo la musica. No. Sì. Vabbè. Dovrei sperare che vada più a sinistra, immagino. Non ci va perché sa che sono qui. Quindi appena è di spalle scatto verso destra. Tipo. Altra telenovela. E Twin Peaks. Una cosa veramente strana è che ti piazzano i collezionabili spesso e volentieri vicini tra loro. Sei brutto. Scale mobili. Tipo. Lussuria. Che poi non li raccoglie, li scopri e basta, cioè. Perché dove li trasporta giustamente? E soprattutto che cosa se ne fa un bambino di ricchezza, un bambino tra l'altro abituato a essere selvatico, cresciuto dai lupi, di ricchezza e soldi in un mondo post-apocalittico. Di nuovo
Speravo fosse finita già questa roba. Me la sono meritata. Me la sono meritata in pieno. Devo avere un pochettino di pazienza. Se era cresciuto dai Lupin avrebbe più senso fregare i soldi. Metal Gear Solid Moment davvero. Non ho capito, ma mi può far male? Mi sa di no. Cioè, posso star tranquillo? Però è solo un barile, di che ti preoccupi? Ah, ti nascondi comunque così. Buoni? Ma che figata. Serviva una cutscene per dire una sola frase. Post-apocalyptic parkour. Parkour. Oh yeah, it's time for another episode of Radio Nostalgia from Mars. Any soul now, we're hoping to hear from our intrepid Earth explorers who are currently working hard right now collecting botanical and geological samples to test the viability of us returning back to Earth in the near future. I do hope they have time to catch a breath with all that hard work they're doing for us. Serie, film e giochi sono apocalypse porn. The only way is for me to land on the asteroid. Honey, but you're just a minor. Who would think that only a minor could save the world? Cos'è era Armageddon. Minchia piccioni viaggiatori. Ma ci sono pure gli abbracci da collezionare. Lo chiamerò il minatore che distruggeva gli asteroidi. Sì, il grande romanzo americano. Proprio Bruce Willis Armageddon. No, lasciatemi. Vabbè, questo non spara, almeno c'è solo il retino. Ah! Minchia, mi ha retinato. Bellino, sì! È un po' che ci sto giocando. Cioè,
Cioè, sono molto tentato di finirmelo tutto in una botta. Perché mi sta piacendo. Tra una cosa e l'altra. Lasciatemi stare. Minchia, incenerito proprio. Se tocchi le. No! It must be beautiful, exhilarating, sublime to be back on Earth. I'm pretty sure some of our fearless leaders are tuned into episodes of RNFM. So guys, when you have a moment, please share your impressions down there with all of us up here on Mars. Radio. Allora, per esempio, avrebbero dovuto fare il dash più marcato. Perché evidentemente ti aiuta, però è una cosa talmente poco percettibile che faccio fatica a percepirlo. No, non mi ero accorto di quei cosi blu. Che film, Az. È un C retino. Sì, è un film. Armageddon. Cioè, nel senso, è un bel film. Ma che cazzo. Mi ha acchiappato nonostante io fossi già disintegrato. Aiuto. Corri, imbecille! Minchia, meno male che mi fa riprendere acqua. Ok? Allora, sembra che se la siano pensata sta cosa di checkpoint. Sì, comunque col dash guadagno terreno. Però è una cosa proprio impercettibile. Non so perché mi ha fatto il doppio salto, ma non il salto normale. Però riprendiamo da qui. Aiuto. Che cazzo di uccello era più grosso di un marziano? Cos'è sta roba? Sacchetto della spesa. Basta a rallentare la mia caduta, benissimo. That's what she said. So she said per cosa? Aspetta, posso guardare questa TV? Sì. Ma non capisco, se abbassano il volume di tutto il resto, perché non fare in modo che si senta un po' meglio? L'uccello, giusto? Non so, mi sembra troppo basso il volume di questi sketch. L'uccello più grosso del mare. Aspetta, posso spingere? C'è un cesso illuminato da... No! Mi ero preoccupato che lo mangiasse. Proprio come Super Mario! Boss fight, immaginavo, no. M'ha preso sul casco, non ho capito. Forse mi ha mancato. Ma mi sembra di avere il casco rotto. Allora, siamo sfuggiti al primo, siamo sfuggiti al secondo. E questo è l'ultimo.
me l'ha rotto, infatti. But he was also exhausting himself as I lured him deeper into the forest. Una volta che avrò, che mi sarò liberato anche dell'ultimo, avrò finito. Penso. Infatti non sembra. Anzi, comunque lì. Non sembra che ci sia un obiettivo. Ma no, non provocarli, non faccia gesti. Papera! Ho detto Sandro, non credo. Aspettavo altro. Dopo spinterogeno ha detto Sandro. Gommone. Stavo per dire da qui che arrivano gli immigrati. Davvero un bel gioco, notte a tutti. Mi devo idratare, mi sa. Poi lo pubblicherò per intero, chiaramente. Mi sa in un unico video, perché niente, sono. Voglio vedere come va a finire. Mi dispiace. Mi ero preoccupato che avere solo due review copy per stasera non fosse abbastanza, ma non credevo che una mi avrebbe catturato fino a sto punto. Boh. Cioè, mi piace non al punto che prenderei tutti i collezionabili, manco per il cazzo. Ok. Turbo Thanatos, attenzione! Il ruttino mi spacca. Aspetta. Merda. Puoi spararmi? Grazie. Minchia, galleggi. Ma mi dice che se lo portano come se fossero dei selvaggi. Io vorrei. Ok, niente, non si può. Finché c'è aria. No. Bella, l'acqua blocca il corpo. Ok, qui c'è roba da raccogliere. Tipo Moby Dick or the Whale. Spero che non riesca a colpirmi. Io voglio raccogliere queste cose. Digidopamine. Digidopamine è tipo internet. C'è Pong. Pronti a un altro routine? No? Sì. Ma quanto è leggero sto bambino? Il sacchetto della spesa lo tiene. Ma pure la cazzo di Big Bubble basta a tenerlo, è strano. Lavatrice.
ci dà la caccia. Attenzione. Lì chiaramente non ci vede. Minchia, mi ha preso al volo. Questo non me l'aspettavo. Mi aspettavo di avere il tempo di tornare in acqua. One shot, sì. È il più tosto dei tre, mi sa questo. Pure l'acqua è bellina. È molto, molto liquida. Molto acquosa. Cioè, io sono appena tornata e questa è la frase con cui mi accogli. Che l'acqua è molto liquida. Potevo dire che l'acqua era molto bagnata, che è peggio. Moist. È molto umida. Noob. Aria per cortesia. Scappare. Potrei passare da sopra, però da sotto è più... Oh cazzo, sì, più sicuro. Beh, è più sicuro, però è anche... Dai, ma non mi puoi dare il checkpoint qua? No. Che merda! Ma sei serio? Che dice la chat? Che pescione, dice Brodino. Devo tenere premuto giù, se non... Se no muori. Almeno non è come quel cazzo di horror trash coso. Ok. C'è qualcosa che mi sono perso qua sotto, giusto per... È strana sta cosa che ci siano più percorsi, però. Cioè, un gioco incredibilmente lineare. La presenza di più percorsi mi... Ti destabilizza. Mi destabilizza, sì, anche perché non ci sono neanche degli extra. Cioè, a volte sì, ma non sempre. Ok. Improvvisamente si è ricordato come respirare sott'acqua. Questo è il pescione. No! Non ho perso. Mi sa di no, credo che sia inteso. Me lo direbbe se ho perso. Sì, saresti già nella schermata di morte. Voglio che adesso si controlla il pescione. All'acchio. La balena non è un pesce. Volevo dirlo io, ma se lo dicevo poi partivate che è una provvisterina. No, è vero, la balena non è un pesce, semplicemente non avevo riconosciuto la balena. Beh, ha fatto un verso abbastanza distinguibile. Le balene hanno fame. Citazione a Homer Simpson. Una delle gag peggiori dei Simpson, secondo me, questa delle balene. Infatti non è... E quando Homer si arruola... Scusa? No. La stessa puntata dove si scusa a tutti quanti, pure alle anatre. Qua, 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 qua. È il mio primo giorno. Ok. Sali sull'Xbox. Perché sono Xbox? Minchia, è vero, sembra un Xbox. Ecco. Scusami, io vorrei... Ok, film. Mai... Sì, vabbè, adesso calmo. Mai... Credo che sia tipo manutenzione, no. Non lo so, è strano. Mi fa strano pure la prospettiva, non capisco dove posso andare e dove no.
Cioè, minchia, loro finiscono il carburante, le munizioni, io invece bello tranquillo. Strano movimento di camera. Ci avevo pensato anch'io, ma c'è una U, esatto, non avevo notato la U, l'ho appena vista. No! I sogni di morte sono bellini. Mai quanto quelli di Abe. Stupum. Era a metà tra il ridicolo e l'inquietante. Aspetta. Burp. No. Abbraccio. Sono venuto fin qua solo per un abbraccio. Come tutto il resto del gioco. Cosa? Di Oddworld. Ah. Mi sa. Oddworld. Atmosfera veramente eccezionale. Ineguagliabile praticamente da quel punto di vista. E i Beskate. E i Bodice, se vogliamo dirla tutta. Era una gag su Ape Escape, probabilmente. Ok. Busta di plastica e vento. Mi sa che non l'ha ingranata benissimo. Già, ma non credo che sia un problema. Era, secondo me era più per indicarti di andare... No, a destra. Così che si cade. Cadere con stile. Ma come? Ma sei serio? Ma per prendere un cazzo di bambino? Diventi un selvaggio peggio di lui? No, no! Cambiato idea! Non volevo chiamarlo selvaggio. Mi sembra un membro rispettabilissimo della società. Adesso viene ucciso dentro il cespuglio e finisce il gioco. Che dice? New Gun poi ancora una volta gne 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 gne, tipo per il tizio con la lancia. No, è odiosa sta cosa. Questo bambino ha ucciso tre persone praticamente. Semplicemente non facendosi catturare. Vedere che indietreggi, non c'è nessuno. Invece. Sì, vabbè, con la salita lo ammazzi definitivamente. L'ha aspettato però prima di andare. Cioè, qua, è lui che si ferma, non sono io. Il lupo della spada nella roccia. No? Il lupo e basta. Mi hai seguito. I took the captain's helmet. Together with my wolf brothers and sisters, we ate the Martian. Tired, but with a full stomach, I went on. I found myself in an industrial area when I saw a tiny spaceship crash land in the distance. Eventually, I would meet the lonely Martian that came out of that spaceship. Questo sarà buono. Post industrial wash bars. No. Senti come tunza. Soma. Repetition. E il testo della canzone anche. Sì. Vabbè, a lui piace.
Però è palesemente un selvaggio, quindi. Qui lavoriamo sodo e ci divertiamo sodo. Cazzo, come si fa ad aprire lì? Mi sembra palese che... già. Scusami, però. Dovevo bello. Provarci. Luxury. Adesso non so se andare di qua o di su. Io andrei prima sopra. Anch'io. Ma non puoi, mi sa. Ti prego non rifare il ballo. Ah. Sì, io voglio salire là sopra a tutti i costi. Pure la Fortnite Dance. Esatto! Abbiamo detto contemporaneamente. Pic cringe. Sì, esatto. Cioè, manco il bambino allevato dai lupi è scampato a Fortnite. Mi piace che si gratta il culo. Sì, eh. Non ha motivo di non farlo. Ma non si sale manco di qua. Dovrei andare un giro più avanti e vedere cosa offre lo scenario. Di qua si scivola. Ah. Questo... Non avevo visto. Qua scommetto che... C'è tipo l'uscita. Beh, abbiamo detto che non voglio fare 100%, però che cazzo. Quando vedo una cosa la voglio raccogliere automatico. Eh beh, sì. Una TV. È National Geographic. Sì, il camion dei pompieri ha visto la sua preda. La cosa più assurda è che poco fa mi è venuta in mente la parola antilope. Animali veloci e bambini lenti. Ma sai che esiste una band che si chiama così? Perché c'è l'8 bit. Il Fask. Sono italiani, esatto. Fanno tipo post rock, mi sembra. C'è la IA autonoma qua. Non sei mai andato giù. Già. Non potevo. Minchia. È l'Emmy di Metroid. Puttana. Penny Parker. Ah, comunque... Lord Penny. Sì. A proposito di Across the Spider-Verse, ti è piaciuto il cattivo? Strainquietante. Mi è fatto un sacco bene. Posso ripremere? Tizio The Spot. Ho detto Across proprio perché Kingpin è un cattivo
molto ben strutturato, però è un classico di Spider-Man, a prescindere da come sia rappresentato. Comunque sì, entrando. Però The Spot è particolare, perché è un personaggio che è letteralmente il cattivo della settimana sul serio nei fumetti, non è un personaggio con una rilevanza a livello di villain. Carrelli della spesa, possiamo riprendere il gioco di prima. Yay! Madonna. Non capisco se la musica che salta sia un bug o una cosa voluta. No! Minchia, sa dove sono? Già. Come si fa? Correndo? Come abbiamo sempre fatto finora? Correndo. Salta, bene. Salta, Bart, salta come non hai mai saltato in vita tua. Cazzo! Aiuto. Coglione che non si aggrappa, perché devi, è abbastanza controintuitivo anche quello, devi tipo tenere premuto il tasto del salto per aggrapparsi, no? Non è molto chiaro. Giù minchia, m'ha mangiato, si è preso al volo, che palle. Perché all'ultimo non lo sapevo. Vaffanculo. Chissà se è un gioco da speedrun. Secondo me chi ci fa le speedrun, cioè ci fa le speedrun, lo trovi su qualsiasi cosa, quindi. Sì. Anzi, se una cosa è minchia, non hai il tempo. Dovrebbe fare la scivolata, il problema è che non la fa. Cioè devi correre, ma non c'è un tasto per correre. Lasciare in basso no, dice Brodino. Se fai il dash è il motivo per cui non mi ha fatto la scivolata. Perché se fai il dash non ti fa la scivolata. Magari adesso che qua hai guadagnato un po' più di tempo. Ma era così pure prima? Sì. Ok. Bene. Ma proprio a pelo? Sì. Sarà pensato apposta, però ok. Finalmente la musica. Scusa. Burp? Un abbraccio. No, un abbraccio. Non è un carrello, no. È una classica molla. Una TV. Of all the places we meet here. Brutto. No! Ah! Male. Scusa, come fai qua? Vorrei riprovare a fare questo però con il salto in aria.
per frenarmi. Anche questi pali della luce è figo che ti puoi dondolare, però non è chiaro dove puoi farlo e dove no. Poi ti frena tantissimo quando devi scavalcare. Qua per esempio ero convinto di non poterci camminare, invece potevo. Ha dei seri problemi di leggibilità sto gioco, che purtroppo succede spesso quando cerchi di fare un'estetica molto bella, perché essendo tutto così organico, sì, però non ho capito. Con calma. E stavolta stavo andando... Sì, non sai quanto bene. Probabilmente lo devi ingannare. Stavo iniziando a pensare la stessa cosa. Aiuto! Aiuto! Minchia! Magnete, va bene. E si è attivato giusto in quel momento, ok. Anch'io avrei pensato di dover saltare di qui. Il cane con la ID Need for Speed di merda. Meno male che almeno non sale le scale. Già. Minchia. Pensavo che si attivasse subito. Forse si attiva per poco. Sì. Bastardo. No! Sì, vabbè, ma come facevi a saperlo? Non potevo. Classico trial and error. Citazione a Terminator. He won't be back, infatti. Non ho capito il cane con la ID Need for Speed. Che vuol dire? And late dinners with friends. Oh, to grab a kebab on the Boulevard de Clichy and catch the sunrise from the steps of Sacré-Cœur. Speaking of eating out, cafeteria menus are decided months in advance, so please get your staff to submit requests in due time to ensure your place at the dinner table. Ration cards are now biometric, so any nearby ration station will accommodate an update. Gold through Rhodium club members are reminded that an upgrade to plus status is required for this service, so plain gold, platinum and rhodium members will still have to submit proper paperwork. Stiamo andando... Dove, in un centro commerciale, cos'è? Ah, abbiamo trovato il marziano. Cioè, dagli altri è scappato, da questo ci è andato volontariamente. Anche questo si è tolto il casco, aspetta un attimo. The Martian from the crash ship was different from you. He was alone, and he flew, and walked slowly. He would sit in one spot for a long time and then curl up
and sleep right there, in the open. When I finally approached him, he didn't try to chase me. He took off his helmet and extended his open hand. So Charlie and I became friends. Charlie told me stories about Earth before the great ecological catastrophe, about his life in Alphaville, how he became a pilot for the mission to Mars. He didn't know anything about my mama. After years of guilt and sadness, Charlie felt he was finally home, although our mutant environment was slowly killing him. Charlie taught me to read. Biology, medicine, physics, history, literature. I devoured it all. I taught him to hunt. He taught me about machines. Oh, he also told me not to eat humans. I showed him how to communicate with animals. We spent a lot of time in the ASA building, the place where his rocket launched during the evacuation to Mars. Non è la NASA, è la ASA. So many memories. Then one day, an old drone spotted us flying around and attacked us. Nei giochi di Need for Speed c'è l'effetto elastico, ovvero che per mantenere l'azione adrenalinica, anche se distanzi gli avversari di un bel pezzo, ad un certo magicamente te li ritrovi alle spalle. Viceversa, se ti schianti e gli avversari ti sorpassano, dopo un po' li recuperi in maniera innaturale, come se rallentassero e ti lasciassero recuperare. Sì, è il rubber banding, c'è anche in Mario Kart. Come il robot di sto gioco, puoi fregarlo e distanziarlo quanto vuoi, ma se decidi che ad una certa deve starti al culo, ti fa uno scattone enorme per recuperarti. No, qua mi sa che lo scattone lo fa... A prescindere. Sì, in determinate situazioni. Cioè non lo fa. Certe volte me lo sono proprio lasciato tanto indietro. Greetings and salutations, all you Tesla City citizens out there. Vogliamo? The talk of the town at the moment is that Charlie, our national hero, pilot of the Mars mission, has escaped in a private golf club wasteland shuttle belonging to our esteemed CEO. As of now, we haven't been able to make contact with Charlie, who seems to be roaming the ruins around Alphaville. Playing golf? It has been revealed that he has been severely depressed over the past few years whilst working as an Orinoco water delivery driver. Our listener of RNFM will reach out to us. So sei Charlie, serio? This is for you. Non me l'aspettavo per niente. Luciano non mi fa niente, cioè... Ok. Adesso sdang. Passarci sopra, no? Gooblog. Gooblog. Dai, fammi scendere con roba da raccogliere. C'è tutta sta sezione di volo solo per passare in mezzo a una O. E sua moglie. Mi sa. Provo a buttarmi. Non lo so. Ecco, prova ad andare da Charlie. No. Sì. Sì, volevo vedere a buttarmi io cosa succedeva.
disegnare bene. Un po' complicato. Glielo dedico ad Anna. Ma il senso di questa roba... Ma perché mi butti giù? È uno scherzone. Avrei voluto leggerla meglio quella roba, però. Una TV. Scritto Edna di Amet, scritto tutto condensato in piccolo, ma è scritto così, non la colgo, se è una cheat. La testata funziona tutto meglio. Charlie Candy Mountain Burps. Charlie. La stagione non me la ricordo, cioè se l'ho vista non mi ricordo questa cosa. Un'altra O. Iolo. Appropriato. Quella di Apu a San Valentino. Ok. Apu a San Valentino. Io l'ho capito. News of Charlie's departure has sent a shockwave through the city. Con Elton John come guest star. Let's hear one now. No, non mi... Non mi dice nulla. Ma Boink. I guess. I really didn't want to come. Boink. But my company insisted. All one way to Mars. It was a single ticket too. Bribes for more seats didn't work. So I was forced to leave my family behind. It's awful. I would have preferred to go under the waves with my wife and kids. I props dei Pink Floyd. I props dei Pink. Sì, ho capito, non ho capito il senso. Maiale. I gave up everything. Floyd vuol dire maiale? Non lo so, sono un attimo confuso anch'io effettivamente. Mi fanno solletico al cervello i suoni. Sono insetti che scampanigliano. Ah, è bello! Come Saturno di I started messing about with Goya. Ma io maiale gonfiabile che avevano i concerti. Ma seriamente? Non mi ricordavo che cosa c'entrasse con l'esattezza, non mi ricordavo c'entrasse qualcosa. Goya. Ho detto giusto, Goya. Sì. Niente, non tintillano più come piace a me. Asking question after question. What's this, Papa? Where do these go, Papa? Scusa? What does this do, Papa? And I take them in my arms and find all the knickknacks. Forgive my singing, but I thought maybe I share a song with you. I grow weary singing to fading memories in the dark. Ah, kotki dwa, szaroburę obydwa, nic nie będą robiły, tylko non c'è più l'inverno? Bawiły. Kotki dwa, szaroburę obydwa. Ho
potrebbe essere. Cioè, lo sembra. Già. Ormai io mi sono fatto una cultura dopo aver giocato The Shiva. So tutto sull'ebraismo. Wow, powerful stuff. Loss is something we had to deal with in our own ways since we left billions behind on Earth to die. Grief is never easy to process, and we're no strangers to that hardship. That's just the way it is on Mars for now. But you can do your part to maintain and raise morale by keeping to your inner voice while traversing public spaces. Overly emotional outbursts in public will soon earn a social demerit and a timeout in the fake book to literally cool down. So if you're feeling overwhelmed or about to crack, crack open a tube of OMS instead. Placation has never tasted so good. Ma altro no, e questo sì, ok. Gli altri mi sono passati tranquillamente attraverso. Infatti avevo cominciato a ignorarli. Forse è proprio questo l'intento del gioco. Secondo me è un bug. Gli altri mi siano passati attraverso. Bastardi, prendono la mira. Fox News. Fox News, sì. Mi stai finendo il carburante. Ah. Wunderbar. Bravo, bravo. No, male, passa sopra. Ops. Non posso passare né sopra né sotto. Non che posso palle. Né scendere né salire. Ma che palle. Secondo me devi attirarlo, tornare indietro per passare nel nuovo. Ma non ti dà lo spazio. Non lo so. Che poi mi fa assurdo che non hanno mai rappresentato un problema. Ma poi è lentissima sta parte, non posso far nulla per andare più veloce. Ci tengono a farmi leggere bene Facebook. Non va neanche abbastanza in fretta il personaggio. Sui lati sì, su e giù no. No, se vado indietro va così. Se vado in avanti va così. Su e giù va abbastanza in fretta. Anzi, su va, va, non lo so. Mi sembra tutto sbagliato come movimento. Sembra abbastanza una stronzata tutta sta parte. Perché lente e gli uccelli non sono proprio fatti per essere evitati. Vediamo se riesco ad attirarlo prima, non lo so. Sopra non posso passarci sicuro. Non c'è lo spazio. Per qualche assurdo motivo non c'è spazio in aria. Vabbè, vabbè. Eh sì, perché si muove a minchia. Stavo per dirti, mi sa che sei troppo giù, però no, io stavo cercando di andare su, però si muove a scatti, non va di poco, perché l'analogico lo prende, ma per figura, non c'è un cazzo di analogico. Se io muovo piano e muovo veloce si muove uguale. E io capisco che magari per la maggior parte del gioco non serva. Però se ti stai muovendo a 360 gradi in aria, sì. A parte questi cieli sono proprio brutti come sono animati. Già.
Cioè, che palle, sono tipo 2 minuti di traversata per arrivare a quel cazzo di uccello di prima. Poi lo puoi toccare finché non ti sta caricando. Ah, ho dato un achievement per essere passato in tutti i cosi di neon. Questo mi rallegra perché ce n'erano alcuni. Evitabili. Sì, alcuni che non servivano. Mi dà fastidio l'idea che adesso dovrò rifare tutto da capo se faccio un errore, però. Non ci sono più cose al neon, quantomeno. Portmanteau. Ok. Mi sa che è finita. Sì, vedi, dai, se andava avanti ancora era criminale. Ma porca puttana. Ma Charlie che mi molla. Cioè, qua a farmi cascare. Ride. Sì. Mi fanno il solletico, non lo Ah, so. può essere. Aspetta. Direi che sia a sinistra. Quella è l'ultima TV. Devo vedere l'ultima TV. Ma non credo sia l'ultima. Yar. Non me lo ricordavo così cringe, Yar. No, me ne manca uno. La serie TV preferita dai pirati, Dio. Arr. Capitano, come ha fatto a non accorgersi che c'era una nave in avvicinamento? Semplice, ho due occhi di vetro. Bene, Charlie. Mi viene di chiamarlo Chuck, ma vabbè. Ding. Sì, ding ding, per la precisione. Che palle ancora, Charlie. La novità del jetpack mi è già scesa. Ma perché la soundtrack c'ha i rumori che fa tipo l'iPhone quando riceve e manda messaggi in una conversazione o è WhatsApp, non lo so. Sono anche degli squilli. No! Chuck, proteggimi! Il secondo non potevo mandarlo. Perché? Ding ding. Non ho capito. Era lo stesso. Ah, spam. Ok. Pensavo che l'avresti scritto nella stessa frase. Ok, quindi come gli uccelli, ma peggio. Dopo aver evitato gli uccelli, evitiamo i missili. Sono un pochettino più ad autoricerca. Wallart. Sarebbe il Walmart. Wolfart. Ah. Aiuto. Aiuto. Madonna, e questo esplode? Questo esplode più volte.
Quindi quelli che spara dal lato destro vanno a destra e quelli che spara dal lato sinistro mi inseguono da sinistra. Li ho fatti scontrare insieme? Mi sa. Non mi sta facendo... No! Non mi sta facendo impazzire sta parte. Two tracks back to back there, first okay. A little lullaby to float on by, and then Madonna. In a slightly different direction. Speaking of soothing and uplifting the soul, and along this listening has come to something more about. So let's sit back, relax, and reminisce with her right here on Radio Nostalgia from Mars. Neko Nevi. Non mi è familiare. Non mi dice niente come nome. Però se mi fai scendere a piedi, a me viene da pensare che devo esplorare a piedi. Ma poi non c'è niente. Allora perché ti è ammalato qua? C'ho delle scelte di design che proprio non mi spiego. Anche perché lui non mi segue se scendo, quindi non è che dici vai più avanti e poi ci risolvi. No, devi tornare indietro. Ecco. Mi ha fatto scendere per darmi un checkpoint, a quanto pare. Beh, buona. Buono avere un checkpoint perché questa parte sembra tosta, sì. Questo cos'è? È cinese forse o... From synthesizers, coreano. To può essere. Haunting vocals. Let's get some real guitar. Che palle! Sono sceso inutilmente. The best show in our solar system by far. Porca troia. Voglio sperare che sia l'ultima parte. Sembrerebbe. L'ho visto dove sono andato. E che è goffissimo quando si tratta di andare indietro, quindi è complicato a comandarlo. Basta. Ok. Kaboom. Charlie told me you wouldn't leave for Mars before you caught us. Supplies were running low, and you were afraid to return to Mars without the captain. You'd face the Tesla City Tribunal. All dreams of promotion would vanish. And the riddle of my... Ma tipo lui l'hanno catturato e stare facendo un interrogatorio. Charlie was growing pale and weak,
so I hid him safely in Alphaville, and I ran back to your group to use myself as bait. Barbarian bastards. Hello, all you Martians out there. Welcome to another episode of Radio Nostalgia from Mars. So we've been receiving quite a few lullabies and children-related stories since a rumor started spreading that our team has spotted a child living in the vicinity of Alphaville, which of course is impossible. Rest assured, this is a complete falsehood. What has been officially confirmed by the Tesla City authorities is that Charlie has escaped to Earth and landed safely, but they're worried that without supplies he won't survive more than a few weeks. Our researchers on Earth are definitely trying to reach him. Opening to Saul's show, a song often requested by Charlie himself. This one's for you, sir. Keep safe out there. Non ho capito se mi possono vedere. Che non sembra. No, è una svista che mi abbiano lasciato il tasto per saltare. Radio Nostalgia from Mars. Si riprende a correre. Ma c'è un mostro di ciattolo viola dietro la macchina. Cioè io avrei voluto aggrapparmi lì, però non salta normalmente sto cazzo di bambino. Non ho capito se ha preso. Sì. È buono. Non vedo, c'ho gli ostacoli davanti allo schermo, grazie al cazzo. Scusa? Fanculo. Non so perché ha preso quell'accelerazione lì. Vetro tra gli alberi, giusto. Forse non sono alberi. C'era una corda lì, ma non l'hai vista. Credevo di dovermi aggrappare su quel cubo subito sopra. Ancora, problemi di leggibilità, problemi grossi di leggibilità. Fatto, ma non so perché, ma ok. Quindi uno è stato mangiato dai lupi. E questo è stato mangiato dai lupi. Devo salire su uno di questi? Mi sa. Rip Mufasa. Aiuto. Ti fanno tipo la staffetta. Oh no. Non so se sto centrando bene oppure se lo fa da solo. Non lo fa da solo. Non ho capito. Sì, Circus Charlie. Non ho capito perché non mi sembra di essere io a direzionare dove atterro. Cioè non lo posso muovere in aria, anche perché va velocissimo. Magari un tasto per aggrapparti.
C'è un tasto per aggrapparlo. Qua è il gioco che è stato stupido. No, il problema non è che non mi riesco ad aggrappare, il problema è che devo centrare comunque uno di questi mufloni per prenderlo e non ho modo di muovermi in aria e non so dove mi lanciano. Cioè, non lo decido io dove mi spara quando mi scalcia via. Vedi? A meno che non ho il salto in aria, ma a parte che non credo che mi aiuterebbe più di tanto, non credo di averlo punto. Prova. Se me lo ricordo ci provo. No. Ma puoi controllare il muflone? Sì. Allora avvicinati agli altri mufloni quando vedi che... Cioè, stai vicino agli altri. Sì, il problema è che mi scalcia in una direzione scelta da lui. Cioè, io qua sono vicino agli altri, per dire. Però non so se mi manda avanti, indietro, cioè di quanto. Sono bisonti amici. Cioè, sono vicino, l'hai visto? Sì. Ah, ok. Build untried here on Mars, what better way than to become one with our drums? So magari non stessi guardando. Syncopation to help us focus and achieve our goals together. We work, dance, and move as one. Cioè, mi sembra completamente a caso. Già. Lo potessi controllare in aria ancora, sarebbe un casino lo stesso. Minchia, per un pelo. No, ma non c'entro niente io. Non so, non dipende da me. È a culo. Puoi saltare sul muflone. No. Non fare nient'altro se non muovere il muflone. Ok, posso saltare dal muflone. Quindi posso saltare io prima che mi lanci sì. Lui. Ha senso, è l'unica. È l'unica. Però sembra scomodissimo, vediamo. No, ha molto più senso così, ok. Tanto ce ne sono abbastanza, credo. Tra l'altro mi funziona anche il doppio salto quando faccio. Se necessario. Perché il muflone che lasci va sullo sfondo. Sì, lo so. Per quello dico, comunque sembra che ce ne siano abbastanza perché si... intercambiano. Sì. Il gioco te ne dà sempre abbastanza. No, è un'altra cosa perché qua posso controllare il salto. Minchia, l'ultimo! Non ho capito che cosa ho sbagliato. Sì, hai avuto troppa fretta. Ma di cosa? Hai cercato di saltare sul coso, ma hai cercato di saltare troppo presto. Ma l'ho preso! Non l'hai preso? Non ho preso il muflone. Ah, ma tu cercavi di saltare sull'altro muflone? Certo. No, è che lì c'era l'arrivo. Dici? Sì, ti sei schiantato tra muflone e muro. Mi pare. Non è chiaro se quel muro è dietro, davanti... No, non è chiaro, a me sembrava però un muro d'arrivo. A te sembrava un muro d'arrivo? Sì. Ma magari mi sbaglio, eh? Secondo me se adesso provo a salirci e casco sotto perché ci passo attraverso. Mi parrebbe strano che sia così lunga questa traversata sui mufloni, dai. Sì, secondo me finisce comunque poco dopo, però... Non c'è un'indicazione, qualcosa che mi faccia capire che quello è il posto giusto in cui andare. L'ho fatto giusto. No, è il muflone che ti ha accelerato mentre c'eri sopra. Cioè, l'ho fatto giusto, è assurdo. Devo pure stare attento perché se mi distraggo un attimo mi scalcia via ed è
Ed è finita. Probabilmente mi conviene da dietro saltare in avanti. No! C'è qualcosa che non va, la fisica è sbagliata. No. È completamente sbagliata, perché se io faccio il salto dal muflone va in una direzione, se faccio il salto in aria va verso dietro. Non sono io che ho fatto il salto verso dietro. Cioè, mi posso pure far prendere dalle corna, non mi fa niente. Sbaglia completamente il salto, quando premo non lo fa. Ma questa è una review copy? Sì. Fanni poi una review, perché ci sono troppi problemi di fisica, di leggibilità. La leggibilità è il problema più grosso in assoluto, mi sa. Poi la fisica è fatta male, fondamentalmente. Fatta male, ma non nel senso che non è realistica, ma non è adatta a un videogioco. Non puoi fare un videogioco così. Personaggio scattoso e si incastra nelle cose, non si capisce dove ti puoi aggrappare, dove puoi camminare, dove sbatti. La fisica in aria fa cagare. Non è che hai ancora doppio salto? In che senso? Questo è il doppio salto. Lo sto usando finora, il problema è che il doppio salto funziona completamente per i fatti suoi. Cioè, se io salto da un muflone all'altro così, ha senso. Se io faccio il doppio salto, prende e viene sparato verso dietro il personaggio. Vediamo se riesco a non sbattere. Che penso stia arrivando, però non lo so perché non me l'aspetto. Non era qua, no. Era dopo. Vedi che non si capisce cosa è in background e cosa non lo è. And any further dissemination of such misinformation is punishable by law under the newly formed Destabilization of Public Morale Act passed unanimously at an emergency Tesla City board meeting. Non ho capito cosa mi hanno mandato. La pagina Wikipedia dei mufloni. Obviously the possibility of being recorded is exciting. E vuole dire che questi non sono mufloni? Sono bisonti. Still ours to cherish and enjoy. Grab a tube to your wellness and live life. To live life like here on Mars. Mi sa sì, perché non assomigliano ai mufloni che ha mandato prima. Vabbè, io non so cos'è un muflone, possono anche essere dei nemici immaginari, cazzo. Pensavo di dover saltare qua. Non lo capisco. Ma stai scherzando? Non devo saltare io, lo deve fare lui. Io pensavo che dovessi saltare qua, figurati. Sì, sono bisogni che ci vedo. Ma zero! Spero mi abbia dato il checkpoint. Spero anch'io. Sarei capace di recuperare al posto tuo. Praticamente tu qua devi. Quando sta arrivando la parte in cui ti devi scendere, devi aspettare che ti lancia lui. Ma tu che cazzo ne puoi sapere se ti sei lanciato fino a loro? Sì, infatti. We are fired, immagino. No. Pure sta cosa dei cornicioni non funziona in maniera normale. Le hitbox sono terribili. Sì, non si capisce bene perché fare. No, perché se tu. Cioè, è un classico, se tu fai una cosa che è mezza sullo sfondo e mezza no. Me la metti un pelino in rilievo. Qua sembra tutto aggrappabile e tutto no allo stesso tempo.
anche sta cosa qua che devi per forza metterti sul bordo non è una meccanica che ti insegnano. Io il condizionatore ero convinto che ci potessi salire sopra. Infatti questo, che è praticamente identico, ci puoi salire sopra. E tu dici, vabbè, questo qua è chiaro. No, perché quelli scuri li ho già incontrati e sono quelli che cascano. Questo è uno di quei giochi che mi dà l'impressione che il doppio salto sia stato messo per correggere delle imperfezioni, cioè per il fatto che delle imprecisioni. Può essere. Perché anche Oddworld Soulstorm mi ha dato questa stessa sensazione. Poi, perché poi c'è un livello in cui usi un personaggio senza il doppio salto e ti accorgi di quanto fa schifo giocare senza il doppio salto, quando fino a poco prima pensavi che facesse schifo proprio per il fatto che ci fosse un doppio salto. Cosa mi inseguirà? Niente? Ma è una persona, non capisco. No, è tipo uno spaventapasso, tipo una torcia. Quella è una persona. Sì, questo è l'ultimo forse. Cazzo. No, proprio lì. Ah, puoi insacchettare così. Sì, l'aveva fatto vedere con non mi ricordo quale bestia. Dove devi andare qua, scusa? Ci sono quei violini probabilmente. Ah. Non li avevo visti. Il problema è che non hai la precisione in questo gioco per fare questa cosa. No, poi c'è anche l'ombra, bello, ma mi sa che ti disorienta un sacco. Cioè, sono posizionati in un modo che col salto non ci arrivi e col doppio salto vai troppo lontano. A meno che non tieni premuto. Ok. Grazie, che si è fermato lì, però vabbè. Versace. Io non, ovviamente non riesco a guardare le cose sullo sfondo. E poi? Ascensore, ma solo l'ascensore oggi. Io, se devo essere onesto, non ho un'idea ben chiara di cosa sia un muflone. Cioè, quando dico muflone intendo qualcosa di robusto a quattro zampe. Ho premuto per sbaglio. Spero non mi faccia rifare l'ascensore. Non li vedo da qua. Ah, sono con le corna lunghe. Sì, sono decisamente più magri. Okay. Tipo ippopotamo, dice Brodino. Non anfibio. O San Bernardo. Sì, tipo San Bernardo è un muflone per me. Porca puttana. Correnti eccezionali. È scomodissimo.
Cioè, sembra sempre che il personaggio faccia fatica ad andare nella direzione giusta. Ma si vede un po'. Credo che si veda molto meno di quanto si senta in me. Sì. Però. Cioè, giocarci è un'altra cosa. Però un po' si vede. Ma già il fatto che si vede un po' la dice lunga. Già. Ha proprio un problema. Troppa inerzia verticale e troppa poca inerzia orizzontale. Porca troia, io non dico che ti saprei fare il level design bene di un platform, però il feel della fisica... vaffanculo. Sono sicuro di sì. Cioè, stare lì a calibrare... ultima TV. A calibrarla finché non ottengo un feel perfetto. Sì, però il feel perfetto è sempre il feel secondo te. Magari il developer che l'ha fatto ha fatto la stessa cosa, questo per lui è il film perfetto. Ha torto in quel caso. Sì. Cioè, ok. Nel senso, il film perfetto per me è Super Meat Boy, però mi rendo conto che Super Meat Boy non è applicabile a qualsiasi cosa. Però farei la cosa perfetta per questo gioco. Il dottore non ha mai giocato a Spelunky 2 a Lucky. Spelunky, per esempio, è molto preciso e non gli puoi dire niente da quel punto di vista. Magari ti puoi incastrare per certe cose. Ah! Zombie? Il 2 per me è la perfezione. Ma come gameplay... No, questo è un lupo. Quello di prima era una persona? Sembrava una persona, platformicamente, come controlli. Dico, è diverso dal primo? Una quello persona, non era un lupo? No. Sì. Ah, ok. Chissà perché mi aspettavo che fosse uguale spiccicato. Bambino nucleare. Nucleare. Ok, forza fucitiere. Salute. Che altro ci sarà? Un rave, a giudicare dalla musica. Già. È arrivato Salvini. Mi ha raggiunto. I bambini mutanti lupo. Finito il gioco, dice. Ok. Avrei gradito saperlo dopo la scenetta, da una parte. Mi hanno detto che qui si spaccia. You fell for our trap. Charlie is here at the stadium, like a chieftain among the feral children of Alphaville. Earth doesn't belong to you, those who abandoned, but to us, who grew up in the rubble you left behind. Do not return. This planet will not be colonized. It is not your playground, your lab, or your property. You will not take its resources to Mars. We, the barbaric orcs, will not be your tools for sustaining the futile experiment of your oxygen-deprived civilization on Mars. Do not come again in your spaceships, slugging your weak bodies in those silly suits. If we spot you again in these landscapes, we will devour you all. What you on Mars see as the post-apocalypse is now our home.
The future of Earth belongs to us. Merodine dice, unpopular opinion, non gratta nessun proiettino. Se non fosse bello da vedere sarebbe un gioco totalmente inutile. È bello da vedere, da sentire, e mi piace anche la storia, oltre all'atmosfera generale. Mi ha grattato il pruritino del cinematic platformer, però non abbastanza, e ci sono tante cose che andrebbero, avrebbero dovuto farle diversamente, limarle. Allora, bellissima la musica a mio parere, bella la storia, bellino il gioco, carino come cinematic platform, il finale no. Il finale praticamente ci lascia intendere che... Sì, il finale è anticlimatico per come è presentato. È fatto proprio male, è triste. Sembra fatto low budget quasi, come per dire dai dobbiamo chiudere, muoviti. Sì, sì, sembra frettoloso. Perché quello che mi viene da... da immaginare che tipo, quindi questo bambino era solo uno dei tanti bambini, sì, ma... nucleari lì. Lo togliono proprio, capisci? Questo mi ha lasciato proprio la mano in bocca, lo segano via. Sì, non si è capito la cosa di Charlie anche. Ah. La parte cinematic platform è la più deludente. Era un po' che non ne giocavo uno, c'è da dire, quindi... Ti ero anche presa un attimino la scimmia vedendo me giocare Limbo Inside, mi ricordo. Mi era presa la scimmia più che altro quando ho giocato la demo di Prince of Persia dello Crown. Ho immaginato. Perché essendo un metroidvania non ricopriva quel ruolo lì. Cioè, secondo me è un buon gioco tipo da 7-7,5, proprio volendo esagerare. Gli darei un 6. No, 6,5 no. Al limite. Forse 6,5, ma... c'è tanta roba che... Vuol dire, mio padre totale. Che è buona nel mezzo. Ma sì, non ho detto che da buttare via non è buono. Però, con quello che hanno, giudicare da quello che hanno, vedendo questo, potevano fare molto meglio. Per questo prima ti ho chiesto se erano in Early Access. Oh! Ah, posso rivedermi i vari filmati? Carino. Posso rimangiarmi i cibi? Un ibrido del mango. Ne sei perso uno? Sì, lo so. Biscotti con i funghi sopra. I funghi alieni. Mmm, buono. Alfa colla. Come l'altro giorno che sono andata a fare la spesa, volevo la Coca-Cola, ma ho trovato solo la Coca-Cola. Anche per delusione totale, anche perché su Steam ha recensioni positivissime, già. No, non così positive. E non me lo spiego. Mi pare che sia su Very Positive, non su Overwhelming Positive. Infatti è Very Positive. Poi sì, qua fa vedere, loro sventolano di avere degli 8, dei 9, però non da... Oddio, The Games Machine gli ha dato 8. È l'unico nome che conosco. Beh, gli do un 10 alla soundtrack, assolutamente. La soundtrack è bellissima e mi è piaciuta molto la varietà di generi. Sì, ma avevano comunque tutti un bel feel. Sì, nonostante ci fossero dei generi che non mi piacciono. Sì, in generale è tutto molto esotico, ci sta. E non so neanche se è roba protetta da copyright.
Ma non credo. Allora c'è anche. Io non ci ho pensato, però io avrei anche il prequel di questo gioco che è The Golf Club. Anzi, Golf Club Nostalgia. Flashback lo conosce. Sì, ma non ci ho giocato. Ho giocato ad Another World. E non è che mi abbia fatto impazzire. Cioè, questo qua è un altro che proverei, magari non stasera. Però